altoparlanti, quindi da averli a portata di mano. A bordo in carcere. Partendo da Oslo seguiremo la linea che va verso nord, passando da Lillehammer, Otta, Donbass, dove si divide la principale dopo aver eseguito un tornante tipo linea del Gottardo a Wassen verso Trondheim e su fino al capolinea di Bodø, e l'altra che seguiremo non elettrificata, prima su un altopiano, poi giù in discesa verso il capolinea sul fiordo di Andalnes. Sono impazzisci questi rocchi. Al museo. For the questa risponde anche se che trovo su metto un stazione lascia il treno cioè noi sono la calasciola è sempre un dei chizzoli i treni è un signature dai le belle mi piace che tu treni questo qui è una serie che era stata realizzata dalla Attrans, adesso si sciolta e si chiama il numero di tecnico e signature. Può arrivare a 210 all'ora. Quello che va all'aeroporto è uno di questo tipo. Questo c'è la prima, la seconda classe, quella invece è classe unica, però il modello è questo. E se chiama e non fa aprire sì no
Questa locomotiva che si vede in uno stato un po' malandato, però probabilmente di proprietà di qualche associazione, si tratta di una locomotiva di una Feldbahn Lok, ovvero di una locomotiva militare, una locomotiva da campo, del genio ferroviario della Wehrmacht tedesca, abbandonata in Norvegia dopo la loro ritirata. Questo tipo di locomotiva è stato possibile ritrovarne un po' in tutte le nazioni che erano state occupate, per cui locomotive simili sono state usate anche in Francia, anche in Olanda o nei paesi dell'est. Ma comunque queste macchine di produzione Deutz, questa ditta che ha sede a Colonia, si sono dimostrate comunque particolarmente robuste e affidabili, perché sino all'inizio degli anni 80 erano regolarmente usate per servizi di manovra leggera, e qualche singolo esemplare venduto a privati si può ancora trovare a tirare dei vagoni presso qualche fabbrica. Sono le 21:30 ed è ancora giorno. Anche qui la ferrovia, dopo aver eseguito un tornante uscendo dalla galleria, attraverserà uno dei più alti ponti in pietre della Norvegia, il Ponte dei Polli. Come fai? Dì la fonte, dovrebbe